Grazie e buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Il piacere di essere qua oggi è particolare perché da di qua parto, e, nel senso che in questa aula facevo come battuta una collega che è qua presente, quando come monete correnti c'erano ancora gli antoniniani, mi laureai, quindi sono passati un po' di anni. No? Non troppi, non quanti dove sono piazzo passati qua, per me. Dove piazzo qua? qui mi trovo con almeno due miei ex professori. Lui mi promosse subito, tu mi bocciasti al primo colpo, no? Quindi... E ancora te ne ricordi. E proprio per confermare, convalidare un principio molto italiano, che i sommari fanno carriera, 15 giorni fa sono stato nominato direttore generale di ARPA Piemonte. Con assoluto orgoglio dico questo, non tanto per il mio percorso personale, ma perché il mio ruolo è tecnico, e da tecnico ho fatto un percorso lavorativo e da tecnico sono stato scelto da una giunta politica che ha ritenuto di credere, investire in un momento di grandissima difficoltà di contesto economico-sociale anche delle pubbliche amministrazioni sull'Agenzia Regionale di Protezione Ambiente del Piemonte. Qui abbiamo un amico che è il professor assennato dell'ARPA Puglia. Devo nominare anche lei, anche se non ci conosciamo, dicendo che è un amico, anche se non è vero, no? Però perché altrimenti il tavolo rimane sbilanciato. Apprezzo ovviamente la sua presenza. Il sistema delle agenzie, perché di sistema si parla, è un sistema di enti che con difficoltà sempre maggiori, ciò non di meno, per mission e per vocazione di chi ci lavora, stanno portando avanti un lavoro fondamentale che non da tutti è conosciuto, lavoro fondamentale di monitoraggio, di controllo, che è quello che può delle volte apparire fastidioso, ma è fondamentale, di controllo terzo, quindi svolto in regime di autonomia tecnico-scientifica. Nei nostri ranghi, nei nostri ruoli, abbiamo del personale che ha, indipendentemente dalle qualifiche di ufficiali di polizia giudiziaria e quant'altro, svolge attività a favore, a vantaggio, molto spesso con entusiasmo. Quando non lo fa con entusiasmo dobbiamo pensarci noi ai vertici a motivarlo, perché coi soldi non possiamo più farlo, a vantaggio della collettività, perché è vero che noi puntiamo sull'ambiente, ma è altrettanto vero che il professor Gianon ci ha fatto bene nelle varie schematizzazioni, in particolar modo nelle ultime, il percorso dei contaminanti, da quando si generano, da quando si costituiscono, fino ad arrivare al bersaglio umano. Guardate, ci sarebbero un sacco di cose da dirci e da dirvi. Purtroppo anche un'altra
emergenza che mi ha visto assentarmi un attimo, e non era per cattiveria nei confronti del professor Genon, che è anche un amico, lo dico sinceramente, e non potrò sentire i vostri interventi e me ne scuso molto, perché non ci facciamo mancare nulla. Abbiamo la problematica anche, tra le altre, dei cinghiali radioattivi. E non è una battuta, perché questa problematica che stiamo vivendo in Piemonte da venerdì scorso è una problematica che non è differente, non è dissimile da altre problematiche analoghe, perché si tratta a un certo punto di comprendere la sostenibilità e lo sviluppo sostenibile, la valutazione delle variabili che sono complessive e complesse, e andare a cercare un ottimo, perché anche in quel caso noi dobbiamo governare non solo quelle variabili e quelle funzioni che qua al Politecnico in quest'aula anni fa studiai la funzione ottima per i carboni attivi in un certo processo. Ebbene, le situazioni poi nel concreto sono ancora più complicate anche dalla comunicazione, dall'impatto mediatico di determinate problematiche. Dobbiamo fare attenzione. Io voglio, tornando al tema e dando alcuni flash puntuali su alcuni aspetti relativi al tema di acciaierie, e quindi di questo andiamo a focalizzare un pochino l'attenzione su un aspetto: la sicurezza. Si è parlato bene, molto bene, di un contesto ambientale, farò ancora un accenno più che altro sul ruolo di ARPA nel contesto ambientale, ma anche sul ruolo di ARPA nel contesto della sicurezza. Perché le agenzie hanno anche dei ruoli istituzionali ben chiari, ben precisi, non sempre a tutti noti. La sostenibilità, lo sviluppo sostenibile non può prescindere da questioni di sicurezza. Allargate vanno a finire fino alla dose che può essere assunta a lungo termine. Ristrette possono essere afferenti anche al tema delle dosi rilevanti che possono impattare sull'ambiente e sull'uomo a fronte di incidenti rilevanti. Per quale motivo? Che c'entra l'acciaieria? Beh, laddove si utilizza ossigeno liquido per i processi, qui non entrerò nel merito dei processi, vi do soltanto dei flash. I consumi medi di ossigeno in certi impianti, in particolar modo in alcuni degli impianti che abbiamo in Piemonte, sono indubbiamente rilevanti, e quindi non è chiarissimo a tutti, ma per normativa comunitaria prima e recepita in Italia dall'88, il fatto che ossigeno liquido sia ossigeno, sia detenuto negli stabilimenti, comporta, se sono 200 tonnellate, l'assoggettabilità alla soglia più bassa dell'industria a rischio di incidente rilevante in notifica. Se superano le 2000 tonnellate, ricadiamo nelle soglie, cioè negli adempimenti più complessi. Io non voglio entrare più di tanto nel merito, perché sono soltanto alcuni flash. Però ricordiamoci che anche questi temi e le agenzie regionali di protezione ambiente non solo fanno parte del comitato tecnico regionale di prevenzione incendi e allargato al rischio di incidente rilevante, ma hanno dei ruoli specifici
sui controlli in questo ambito, anche ad esempio delle attrezzature in pressione. Non tutte le agenzie in Italia, perché c'è ancora la necessità di fare un grosso lavoro di uniformazione. Ricordiamo che le ARPA nascono a seguito di un referendum popolare del 93, che disse, in sostanza, le competenze ambientali fuori dalle USL. Costituiamo un sistema che si occupi controllo dell'ambiente. E da allora un po' di acqua è passata sotto i ponti, ma tutto sommato, rispetto ad altri organismi, le agenzie sono organismi giovani. Ormai però hanno la patente di guida, quindi dobbiamo farle guidare, dobbiamo farle andare. Tornando al tema, e ve lo accenno soltanto, qui c'è una immagine drammatica. Le atmosfere sovraossigenate, noi da ingegneri ben sappiamo che comportano la propagazione i materiali combustibili diventano, con atmosfere ossigenate e sovraossigenate, immediatamente infiammabili e con energie di iniezione minime che possono anche essere quelle semplicemente dello sfregamento, se sono tessuti sintetici, no? Dell'elettricità elettrostatica, possono incendiarsi. Ricordo che per fare valutazioni di questo tipo, insomma, ci sono dei modelli di calcolo, quindi le simulazioni, che a noi piacciono. Ricordiamoli che normalmente siamo al 21% di ossigeno. Normalmente siamo al 21% e quando superiamo già il 25% incominciano a esserci delle problematiche. Delle problematiche che arrivano a dirci, eccole qua, con le simulazioni, che ci sono dei profili isoconcentrazione per un rilascio di ossigeno liquido che portano a distanze di centinaia di metri alla possibilità di iniezione degli indumenti. Personalmente anni addietro mi ero occupato per la Procura della Repubblica di un'indagine su questo tema e un poveretto aveva avuto dei problemi gravi poi fino alla morte. Si trattava di ossigeno liquido che uscì per un malfunzionamento da un trasporto di trote. Trasporto di trote, quindi di pesce, trasporto ittico, veniva immesso per rendere le trote vispe. Quindi introduco un altro tema che a volte ci sono delle attività apparentemente e solo apparentemente non rischiose, solo apparentemente non pericolose, ma possono essere di pericolo tutto sommato contenuto, ma di rischio elevato. Accenno soltanto, perché vedo che il telefonino sta friggendo, e non perché c'è ossigeno liquido che lo sta infiammando, che in alcuni casi le acciaierie utilizzano alcuni artifici legali per dire che il deposito di ossigeno liquido è soggetto alla giurisdizione di un altro gestore. Quindi quando si leggono le statistiche, a volte le acciaierie non ricadono nelle industrie a rischio di incidente rilevante solo perché ne ricade soltanto una quota parte ed è soggetto ad un'altra ragione sociale. Ora torno a fare un micro accenno e rubo ancora 5 minuti ho detto micro non a caso, sui microinquinanti.
emissioni di microinquinanti dalle acciaierie e fonderie più rilevanti in Regione Piemonte. E in questa cartina si individuano alcune ragioni sociali di alcune situazioni che sono da noi mappate con i nostri sistemi informativi. Mi riallaccio ancora all'intervento del professor Giannon, la prima parte. La fotografia dello stato dell'ambiente. Per fare la fotografia dello stato dell'ambiente è necessario mettere a sistema tutti i dati. Se non abbiamo dei sistemi informativi ambientali completi e funzionanti, noi difficilmente riusciamo a essere efficaci sull'ambiente, perché non abbiamo la raccolta anche sui sistemi GIS, quindi la rappresentazione delle informazioni fondamentali. Su questo tema ci stiamo lavorando parecchio come sistema, perché non è da poco riuscire nel sistema Italia a organizzare le anagrafiche dei soggetti ambientali per legarle agli oggetti ambientali. Se non abbiamo questo sistema di correlazione, noi siamo monchi. E vi dico una banalità: non è sempre semplice avere il sistema delle anagrafiche dei soggetti ambientali, perché pensate a una cosa apparentemente futile. Magari del soggetto ambientale è nota la ragione, la sede legale, che nulla c'entra con lo stabilimento produttivo. Quindi è un sistema complesso. ARPA Piemonte, e tra poco il professor Assennato parlerà di ARPA Puglia, ma potremmo parlare di altre agenzie che svolgono gli stessi tipi di attività correttamente su tutta la nazione, effettuano le agenzie ovviamente le analisi, le valutazioni di contesto sui microinquinanti, tra gli altri. Microinquinanti per le varie matrici, microinquinanti che il cui controllo emerge dal controllo degli impianti. Non c'è un controllo che possa essere fatto in maniera avulsa dal contesto aziendale. È necessario fare uno studio preliminare, effettuare il controllo ed elaborare i dati. Tutti i controlli che vengono fatti in maniera naif sono difficilmente efficaci, ma vi dico di più, non sono certamente efficienti, e in un periodo di assenza di risorse è necessario e nostro dovere di cittadini condurre controlli sempre più efficaci, quindi pianificati. I campionamenti delle emissioni al camino, signori ingegneri, sono solo apparentemente semplici. Pensiamo alle difficoltà per riuscire ad effettuare dei campionamenti in isocinetismo, quindi campionamenti che siano significativi perché rappresentano un flusso omogeneo. Ricordiamoci che quando parliamo di diossine e di PCB entra in gioco il discorso della tossicità equivalente, perché di diossine ce n'è più di una, i congeneri sono almeno 17. La criticità del processo analitico è una criticità non solo per gli investimenti in strumentazioni che sono classicamente masse magnetiche, ma perché dal campionamento all'estrazione, alla purificazione e all'analisi
Questo processo deve essere basato su protocolli, protocolli validati, e questo tipo di analisi deve essere, o ci avviamo nella direzione affinché sia, fatto con un processo accreditato, in maniera tale che nessuno possa mettere in dubbio il dato analitico. E c'è ancora un tema che vi accenno. Abbiamo parlato di campionamento all'emissione, non abbiamo parlato di emissioni diffuse e quant'altro, perché il tempo è tiranno. C'è il tema del campionamento delle matrici ambientali, ad esempio dei suoli, quindi esternamente all'azienda. Con gli EcoPuff si fanno i campionamenti delle ricadute al suolo. E qui ci deve aiutare sia, questo è un caso specifico in una valle piemontese, sia la modellistica, sia la capacità di campionamento, che non è banale, da parte del nostro personale accreditato. E i risultati che ne derivano sono risultati di assoluto interesse, sia arrivando poco prima dell'assunzione da parte dell'essere umano, quindi nelle matrici alimentari, sia nella fase di valutazione nell'ambito, ad esempio, dell'iter autorizzativo, dove emergono, dell'iter autorizzativo sull'AIA, sull'autorizzazione integrata ambientale. Il professor Genon ha parlato di best available techniques, che sono le tecnologie che, partendo nel luglio 2006, in questa ipotetica situazione, arrivato al dicembre 2011, ecco, qui sono state adottate. E allora si passa da un valore, le unità sono scritte, 4,5 a 1,25 come tossicità equivalente di diossine. E i confronti ci dicono che le ipotesi iniziali, sia modellistiche, sia delle best available techniques adottate, sono acconce e quindi danno dei risultati, quindi non solo ipotizzati ma confermati dall'ente terzo che ragiona sul tema. Ecco, soltanto un richiamo al fatto che abbiamo parlato, ho parlato di agenzie, ho parlato di enti pubblici, il sistema degli enti pubblici non è soltanto costituito dalle agenzie, ma i processi autorizzativi coinvolgono vari livelli di governance e di amministrativi. Ebbene, le aziende devono rammostrare sempre maggiore sensibilità alle problematiche. Le contrapposizioni non possono che, non ce l'ho con lei, ho detto, non la conosco, no? Sì, appunto, ma non ci abbiamo avuto niente a che fare, no? Per fortuna sua, fino adesso. Non è detto che non venga poi anche in Puglia. Il concetto è che tutti dobbiamo fare la nostra parte, e le aziende, il privato, deve rammostrare sempre maggiore sensibilità sul tema della sicurezza, è indiscutibile, ma sul tema dell'ambiente, perché anche ambiente è sicurezza. Grazie.